Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Donato Mazzarella. Fratelli e sorelle in ascolto, buona giornata e buona domenica. Ci vogliamo raccogliere in preghiera invocando il nome del Signore. Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo ci incontra e ci chiama a servirlo. La sua presenza ci guida, la sua parola ci libera, il suo amore ci illumina. Amen. O Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco. Abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, o Signore, non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Preghiamo. Tu che ci ascolti e ci guidi, Dio nostro, tu ci spingi a cercare il tuo volto. È il volto che ci rassicura, perché dimostra bontà e forza in nostro favore. È il volto che risplende la mattina della risurrezione nella presenza del Cristo che dona la pace. È il volto che riscalda nel giorno della Pentecoste con la potenza dello Spirito che convince gli increduli. Signore, mostraci il tuo volto in Gesù Cristo. Amen. Vogliamo ora ascoltare la parola del Signore. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Ezechiele, al capitolo 34, i versetti da 11 a 15. Infatti, così dice Dio il Signore, «Eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro». Come un pastore va in cerca del suo gregge il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre. Le farò uscire dai popoli, le radunerò dai diversi paesi e le ricondurrò sul loro suolo. Le pascerò sui monti di Israele, lungo i ruscelli e
in tutti i luoghi abitati del paese. Io le pascerò in buoni pascoli e i loro ovili saranno sugli alti monti di Israele. Esse riposeranno là in buoni ovili e pascoleranno in grassi pascoli sui monti di Israele. Io stesso pascerò le mie pecore, io stesso le farò riposare, dice Dio il Signore. Leggiamo ancora dal Vangelo di Luca, al capitolo 24, i versetti da 13 a 35. Due dei discepoli di Gesù se ne andavano in quello stesso giorno ad un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: «Di che discorrete tra di voi lungo il cammino?» Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: «Tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni?» E gli disse loro: «Quali?» Essi gli risposero: «Il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute quelle cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire, andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Allora, alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Allora Gesù disse loro: «O insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero, dicendo: «Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire». Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve dalla loro presenza. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture?» E alzatisi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone». Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Il Signore benedica per noi la lettura e l'ascolto della sua parola. Preghiamo. O Padre, ti lodiamo perché nel tuo amore ci invii lo Spirito per difenderci e guidarci. Conferma in ciascuno di noi la tua vocazione. La parola di Gesù ci conduca nella via che egli ha percorso per noi, il cammino dell'ubbidienza, dell'amore fraterno, della testimonianza resa alla verità. Sciogli i legami che ci vincolano al nostro orgoglio, perché riceviamo la tua parola e obbediamo al comandamento dell'amore. Amen. Se non ho carità, io non so nulla, parola è mia.
Fratelli e sorelle in ascolto, il passo del Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato è abbastanza conosciuto, il passo che ci narra di questi due discepoli di Gesù, tutti tristi, che andavano verso un villaggio chiamato Emmaus e per strada incontrano il Signore. Perché erano tristi? Perché Gesù era stato crocifisso. Loro avevano pur sentito un annuncio di risurrezione, ma non ci credevano. Certo, troppo bello per essere vero. Facile capire lo stato d'animo dei discepoli di Emmaus, lo stato d'animo del fallimento. Sul piano politico, perché? Perché le attese messianiche erano state disilluse. Gesù certamente è stato un messia molto diverso da come se lo aspettavano. Probabilmente la maggior parte del popolo di Israele si aspettava un messia, un re potente, guerriero, che avrebbe cacciato via gli invasori romani e avrebbe ridato al popolo di Israele l'antico splendore, quello del tempo dei re Davide e Salomone. E questo non era successo e certamente non era nelle intenzioni di Gesù. Ma anche sul piano della fede, c'è chi ha creduto che Gesù fosse un profeta straordinario, qualcuno addirittura ha pensato che fosse il figlio di Dio, cosa vera, però non è che era talmente conosciuta a quel tempo. Però anche lì, sì, ha detto, ha fatto tante cose, poi però si è fatto mettere in croce ed è morto. Come può un figlio di Dio morire? La morte sembra il fallimento di tutto. I discepoli vedono solo buio. Gesù si accosta loro, ma essi non lo riconoscono. Non lo riconoscono perché? Perché dentro di loro non ci può essere l'idea che Gesù è vivo. Hanno solo cattive notizie da raccontare a colui che in realtà ha recato la buona novella. E certe volte, fratelli e sorelle, succede anche a noi nelle nostre preghiere. Quanto ci ricordiamo noi di ringraziare Dio, di lodare Dio nelle nostre preghiere, o anche se gli vogliamo raccontare delle cose, anche le cose belle, sembra che le nostre preghiere siano il continuo cahier de doléance, cioè le cose su cui lamentarci, le cose che non vanno bene. Guardate che se le andiamo a cercare troviamo sempre qualcosa che non va. Guardiamo anche le cose che vanno bene. Ci siamo mai ricordati di ringraziare Dio per il dono della vita? Dice, vabbè, ma è un fatto normale, ma chi te lo dice che è normale? Quanta gente questa mattina non si è svegliata? Quanta gente è morta? Quanta gente sta soffrendo? Sì, ma forse anch'io soffro un po', ma quanti più di noi? Noi in genere siamo portati a guardare chi sta meglio e invidiare chi sta meglio. Guardiamoci anche alle spalle, guardiamo anche chi sta passando momenti più difficili. E impariamo anche a ringraziare Dio, non pensiamo solo le cattive notizie. E d'altra parte ci domandiamo, è mai possibile che non abbiamo niente di bello da dire al Signore? Questo perché succede? Una chiave di lettura ce la offre lo stesso testo. Cosa dicono i discepoli a Gesù? Noi tutti speravamo, noi credevamo. È duro parlare della speranza al passato, come di una cosa persa. La speranza dovrebbe durare. Si dice in un detto popolare che la speranza è l'ultima a morire, invece qui sembra che sia la prima cosa a morire. E per noi, questo è per i discepoli, ma per noi è già brutto perdere le cose che amiamo. È brutto vedere quando si restringono, si contraggono le nostre attività ecclesiastiche. È brutto vedere quando i nostri cari ci lasciano. Ma perdere la speranza, a volte insieme alla fede e all'amore, significa perdere l'identità cristiana. Significa la distruzione del futuro. Ma domandiamoci perché dinanzi alle difficoltà perdiamo la speranza.
Il fatto è che la nostra speranza ha il fiato troppo corto. Noi non sappiamo aspettare, non sappiamo attendere, non sappiamo pagare il prezzo della pazienza per gli ideali che ci stanno a cuore. E una tale speranza allora non è più speranza, ma diventa calcolo, calcolo umano. Siamo incapaci di guardare oltre, oltre l'ostacolo, oltre l'insuccesso, oltre l'incomprensione, oltre la confusione. Soprattutto non prendiamo sul serio le scritture, che è vero che ci parlano di vittoria, è vero che ci parlano di risurrezione, ma dopo la morte viene la risurrezione. La vittoria viene dopo essere passati per momenti difficili. Gesù non ci ha mai promesso una strada cosparsa di rose e fiori, anzi ci ha detto: sforzatevi di entrare per la porta stretta. È una strada stretta, è una strada difficile, ma conduce alla gloria di Dio, conduce alla vittoria del bene sul male, ma noi non possiamo arrivare alla gloria della risurrezione girando attorno alla croce. La croce fa parte della realtà umana come ha fatto parte della vita di Gesù. E allora cosa succede? Succede che fortunatamente Gesù si pone sul nostro cammino, ci fa notare i nostri errori di valutazione e pazientemente ci istruisce attraverso la nostra vita e attraverso la nostra storia. E noi come reagiamo a questo intervento del Signore? Sentiamo anche noi ardere il cuore nel nostro petto? Desideriamo davvero qualcosa di diverso, di nuovo, di vivo per le nostre famiglie, per le nostre chiese, per la nostra società? Siamo disposti, fratelli e sorelle, a far rinascere la speranza? Siamo disposti a risuscitare la speranza? Tutto dipende dal dire anche noi, come hanno fatto i discepoli di Emmaus: rimani con noi, Signore, rimani con noi. Invitiamo Gesù Cristo nella nostra vita, non releghiamolo al ruolo di oggetto religioso dei giorni di festa, quando anche poi succede, perché non è che succede sempre. Diventiamo annunciatori della risurrezione di Gesù, diventiamo annunciatori della novità dell'Evangelo, della speranza ritrovata. In tal modo saremo testimoni dell'Evangelo secondo il desiderio di Gesù. Il migliore augurio per la nostra vita cristiana è che risuscitiamo la speranza, che le nostre chiese diventino le comunità della speranza, dove Gesù continua a parlare ancora attraverso di noi, uomini e donne, che sentiamo fremere il cuore nel petto a motivo della speranza che è in noi. Amen. Servirti sempre, o mio Signore, non già perché in terra, sia che in ciel risplenda, ma perché vindo mal
Preghiamo, aiutaci, o Padre, creatore di tutti i popoli, a diffondere la speranza nel nostro tempo. Aiutaci a farla germogliare anche là dove regna la disperazione, là dove la sofferenza, l'abbandono, la rassegnazione induriscono il cuore e impediscono di guardare al mondo nuovo che ha cominciato a realizzarsi in Gesù Cristo. Benedici, o Padre, le nostre chiese, permetti loro di manifestare la comunione della Chiesa universale che il tuo Spirito edifica e assiste. Per Gesù Cristo nostro Signore, che ci insegna a dirti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore. Il Signore ci benedica e ci protegga. Il Signore faccia risplendere su di noi il suo volto e ci sia propizio. Il Signore rivolga il suo volto verso di noi e ci dia la pace. Amen. Avete ascoltato il Culto Evangelico Valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Donato Mazzarella.